Grazie a tutti, grazie Pina per l'invito. Io credo che in questo paese, soprattutto gli ultimi episodi recenti, ci sono stati degli episodi preoccupanti di razzismo che noi tutti dobbiamo condannare. Vedi il caso dei Rom. Sui Rom ultimamente si è legato solo il caso di cittadini rom che hanno commesso crimini e la politica non ha fatto nulla per venire incontro a questa minoranza. Io credo che questo sia anche, possiamo dire, colpa della politica, perché se nell'ultima campagna elettorale purtroppo questo tema dell'integrazione delle minoranze non è stato trattato, mentre per fare un parallelismo, nella campagna elettorale francese Sarkozy e Ségolène Royal si scontrarono, si parlarono di questo tema, noi, per proporre un'alternativa al razzismo di certe forze xenofobe, no? La politica dovrebbe trattare di quello. Io credo che si debba sempre partire dal presupposto che non c'è diritto senza responsabilità, che è chiaro che chi delinque deve essere perseguito, ma è chiaro che la politica deve dare un'alternativa. Noi dobbiamo essere duri col crimine, come disse Blair, ma altrettanto duri con le cause del crimine. Però dobbiamo individuare le cause del crimine e vedere che tipo di politica attuare su quel tipo di cause del crimine. Io dico questo perché in questo paese una recente ricerca del Censis ha fatto una fotografia molto importante. In Italia vivono 3 milioni e 600 mila immigrati. Si parlano ormai 150 lingue nel nostro paese e la cultura delle minoranze non si tratta. Tutti noi conosciamo che le società che negli ultimi anni sono cresciute di più sono state le società che sono riuscite meglio ad integrare le minoranze, perché ogni minoranza può portare il proprio approccio culturale in una materia nello sviluppo dell'università, della ricerca e anche dell'economia. Ecco, noi dobbiamo puntare a un modello di integrazione italiano, vedere quello che è stato preso, quello che ha funzionato meglio negli altri paesi, riadattarlo alla nostra realtà e dobbiamo sempre ricordarci che il nostro paese è un paese di immigrati e che i nostri immigrati hanno fatto la fortuna di vari paesi, vedi l'Argentina, vedi gli Stati Uniti d'America e che un giorno noi potremmo avere veramente, e avremo veramente, se riusciremo a integrare per il meglio, un paese che crescerà grazie al contributo culturale delle diverse minoranze. Per cui l'appello che io vi vorrei fare è questo, e sia al governo Omba, chiaramente, che devo dire, Pina ha fatto un'iniziativa ottima perché ha messo le varie associazioni giovanili a parlare di questi temi ed è un passo in avanti e col ruolo che ha può anche fare una proposta politica forte e di confronto con l'attuale governo. Ecco, io penso che questo lavoro vada portato avanti e che grazie a questo lavoro potremmo veramente dare si potrebbe veramente dare un'alternativa a una società che sta sempre più diventando conservatrice in tutti gli aspetti. Si diventa conservatori nei confronti degli immigrati, si diventa conservatori nei confronti della politica estera, bisogna cambiare questa tendenza. Io spero che questo vento di cambiamento sia portato avanti e spero che veramente si faccia una proposta politica seria, perché se avremo una società che punta alla non integrazione del diverso non andremo da nessuna parte. Ecco, noi dobbiamo puntare a una società unita nella diversità e la diversità è una cosa importante, perché la diversità porta solo vantaggi al nostro paese. Grazie e veramente ringrazio Pina per questo e quello che ti vorrei chiedere da questa giornata di lavoro una forte proposta politica al governo e per battersi di questo. Grazie. Grazie a Daniele.